Amici dei fuoricampo di tutto Venezia Sport oppure semplici simpatizzanti del mondo arancio nero verde, buonasera e ben ritrovati con questo nuovo video qui con voi come sempre, il vostro Davide Marchiol per fare il punto della situazione in casa Venezia alla luce di una sfida con la regina che si preannuncia veramente ardua da affrontare e eh, po con pochi giorni diciamo all'attivo per Paolo Vanoli, nuovo tecnico. Incentrerò più o meno il video su che sensazioni mi ha portato e scusate se ci ho messo tanto a registrarlo, ma avevo bisogno di un po' di informazioni e in realtà non ne ho tantissime perché chiaramente avendo fatto da effettivamente primo tecnico solo delle esperienze tra la tra le nazionali giovanili italiane i sei mesi allo Spartac Mosca è chiaro che le informazioni, dal punto di vista prettamente tecnico, non è che ce ne siano tante. Dal punto di vista invece umano e caratteriale, le due conferenze stampa, quella di presentazione e quella odierna, che ho trascritto e riportato su tutto Venezia, la trovate. Trovate il link anche nella sezione community qua su YouTube. Ecco, mi ha trasmesso già qualcosa di in più che posso comunicarvi. Ovviamente, prima di cominciare, l'invito è sempre il solito: iscrivetevi, almeno noi facciamo. Fede al nome di questa squadra, facciamo unione. Iscri dovete iscrivervi perché i nostri sforzi siano giustificati. Non parliamo solo di Venezia, ma chiaramente, anche se siete interessati solo al Venezia, basta che vi guardiate i tanti contenuti che dedico all'Altarancio Nero Verde. Poi, se vi va di seguire anche gli altri o di seguirci live, dove facciamo panoramiche generali, ci fa solo che piacere ci aiutate ulteriormente a migliorare, in primis, la qualità e in secondo luogo a portare avanti questo sforzo di nel doppio ruolo che, che ho tra giornalista, addetto ai lavori e appunto qua content creator su YouTube. Se, se siete già iscritti mi raccomando come sempre, like e se volete potenzialmente per due ore al mese potete anche su supportarci abbonandovi, cerchiamo di darvi qualcosa di extra, a voi abbonati tipo la possibilità di interagire direttamente con noi, membri fondatori del canale, e altre cose che trovate descritte sul cliccando sul pulsante abbonati. Come dicevo, se siete già iscritti, ricordatevi, ogni volta bisogna mettere il like. È noioso, ma ogni volta bisogna tappare il pulsantino. Sezione commenti aperta a tutti voi, basta che manteniate il, il filo conduttore del minimo di logica ed educazione, poi ogni opinione è ben accetta se espressa con queste basi. Andiamo a bomba su Paolo Vanoli, che arriva dopo una decina di giorni dove c'è stato tanto fumo, se mi passate il termine, a livello di societario, perché... In primis è stato promosso ad interim in Soncin, che non era assolutamente la prima scelta, e lo si è capito anche dal fatto che dopo la prestazione orrenda di Comodo, che però lui è l'ultimo dei responsabili, ovviamente, essendo arrivato per, per due allenamenti praticamente, la società ha subito provveduto a prendere un altro tecnico. Tanti sondaggi, tanti gli abboccamenti, tanti tentativi di affondo, non affondo, rumors contrastanti, notizie per noi contrastanti. Alla fine si è deciso di puntare su Paolo Vanoli con un contratto abbastanza particolare perché ha firmato un biennale con, a quanto pare, anche se nel comunicato ufficiale non è stato ratificato, ma può essere una, la classica clausola messa ma non dichiarata poi nel comunicato, con un rinnovo biennale in caso di una 6A che resta nella mente di questa società l'obiettivo principale, ma in questo momento come detto dal mister... Bisogna pensare a fare i punti per salvarsi, indipendentemente anche dal, dallo spettacolo proposto e dall'offerta di gioco proposta. Bisogna portare a casa i punti e uscire il prima possibile dalle sabbie mobili che sono in fondo alla classifica. Poi solo dopo si può pensare a qualcos'altro. Ora, Paolo Vanoli ha due punti chiave nella sua carriera da eh, tecnico: la prima è che ha allenato praticamente a tutti i livelli la nazionale italiana, la maggiore come collaboratore e quelle giovanili come volto, come volto primario, ecco. Ha allenato giocatori e ha fatto crescere giocatori come Barella, come Locatelli, come Di Marco, che adesso insomma vediamo in Serie A. Però, a livello di prima squadra, abbiamo i sei mesi allo Spartak Mosca e poco altro. Il secondo punto fo focale è che ha legato la sua carriera da collaboratore tecnico a una figura come Antonio Conte, che... Può piacere o non piacere a livello di proposta di gioco, ma sicuramente a livello di carattere e a livello di ciò che trasmette alla squadra, credo sia indiscutibilmente tra i migliori d'Europa. Lo si è visto anche quando ha portato a fare i risultati una nazionale italiana che aveva giocatori abbastanza scadenti. Se... Spero non si offendano i giocatori che facevano parte di quelle spedizioni. Ecco. E nelle conferenze stampa di presentazione e quella odierna di... quella odierna di... pregara, ecco, non mi veniva il termine, pregara con la regina, si sente la carica data dall'essere stato tanti anni con un tecnico carismatico come Conte, soprattutto quella di presentazione molto lunga e articolata. Adatto carica, cioè nel senso almeno io sentendolo parlare mi ha caricato, poi io non sono poi Ampalo e non sono Scerice per fortuna o per sfortuna, se guardiamo che insomma hanno una carriera leggermente diversa dalla mia, ma poi eh, bisognerà vedere nei giocatori come queste parole faranno breccia, perché sicuramente avrà fatto più discorsi a una squadra che in questo momento a livello di, di tutti i discorsi tecnici e tattici proprio manca di una mentalità manca di un minimo di identità anche solo nel riconoscersi come squadra in sé al di là di, di, là di poi che è quella mm, l'identità con venezia con la venezianità eccetera eccetera tutti i concetti portati da vanoli sono molto giusti e non tutti sono banali nel senso che se è banale che la squadra deve fare i punti non è banale andare a dire una frase come quella segnalata da molti chi non mi seguirà a gennaio potrà andarsene. Ecco, bisognerà vedere quanto poi la società nella fattualità gli lascerà a campo libero. È chiaro che se ha firmato un contratto così, tra virgolette, pesante e soprattutto ha accettato di scendere di categoria perché per curriculum poteva magari ambire anche a una massima categoria se non in Italia altrove. È chiaro che nel momento in cui va a accettare una cosa del genere, sicuramente nelle varie riunioni un, una mezza parola su quanta libertà avrà il tecnico. Poi, nell'andare a sfoltire la rosa, nel caso in cui alcuni giocatori non si rivelassero vuoi tecnicamente, vuoi livello di mentalità adatti, penso sia stato toccato come punto. Ed è fondamentale. In secondo luogo, è fondamentale che passi il messaggio a livello identitario e di carattere. Poi, dopo è chiaro che il percorso non sarà facile: non ci aspetta un calendario banale. Tante sfide difficili che valgono o punti salvezza contro di avversari diretti o contro squadre che stanno andando molto bene. Questo momento quindi è chiaro che poi per, per arrivare al risultato i fattori sono spesso insondabili e sono tanti. È anche vero che però insomma se inizi intanto ad acquisire una certa mentalità magari fai quei punti per almeno non sprofondare del tutto e poi magari a gennaio se serve sistemare la situazione. Poi è chiaro che queste settimane, come ha detto il mister, si andranno a trovare quei mattoni su cui costruire poi il tutto, perché in questo momento il tecnico non ha mai voluto parlare di tattica. Anche oggi ha un paio di domande semi-trabocchetto che alcuni colleghi ha sgusciato via, è stato capace di sgusciare via abbastanza agilmente dalla questione moduli e scelta a livello di, di individualità e di caratteristiche. Quindi non sappiamo in questo momento dire con quale modulo si schiererà domani contro la regina e quali sono i giocatori papabili per, per la titolarità è chiaro che però con un lavoro fatto da Javorcic che è durato mesi e con una settimana solo di allenamenti Vanoli andrà probabilmente a, a confermare in lar per larghi tratti, quanto fatto dagli Augusi fino a questo momento a livello, a livello puramente tattico. Però, a livello di mentalità io mi aspetto qualcosa in più in questo momento perché, ripeto, in conferenza mi ha dato una un feeling nettamente diverso rispetto al povero Javorcic che per carità eh, con tutti i limiti e i suoi difetti ecco con tutti i pregi che ha avuto al sultiro ecco magari in conferenza stampa io non l'ho mai percepito come proprio carismatico carismatico ecco ma ve l'ho sempre detto eh, non è che è una novità che vi porto solo ora eh, detto questo cosa, che punti rimangono? nessuno credo di aver detto un pochettino tutto se mi sono dimenticato qualcosa ovviamente la sezione commenti è aperta, per, ripeto, per, dal punto di vista tecnico e tattico aspettiamo di vedere un attimo alla prima uscita Vanoli cosa sceglierà di fare e su Vanoli abbiamo le parole anche se volete andare a recuperare sia qua su YouTube in video che su tutto Venezia Sport in forma testuale di Pedro Mariani che insomma l'ha potuto conoscere da vicinissimo Paolo Vanoli come giocatore, parliamo di tanti anni fa ma se il calcio a livello di fondamentali come tecnica, te te come tattica e tecnica, porta dei cambiamenti a livello umano e caratteriale. Non credo che il ragazzo il... allora, ragazzo oggi tecnico, sia chissà quanto cambiato. Se quella volta era già un giocatore con un, certo, un certo tipo di grinta, credo che almeno quella l'abbia mantenuta e speriamo la passi a una squadra che. È palesemente, a, diciamo a impulso zero. Non non dà da, da input. Quindi, qualcuno deve dare una terzata e una scossa. Speriamo che l'ex Spartak Mosca Inter e Chelsea sia l'uomo giusto. Commenti aperti, ricordatevi, educazione logica. Fi, un filo e poi dite quello che volete. Iscrizione like. Se volete supportarci per tutti i dettagli, per gli abbonamenti, in azione abbonamenti, un saluto, ci vediamo post video, per, per i video post Venezia-Regina e per i, il video post Napoli-Udinese in programma domani. Un saluto e alla prossima. Ciao!